Buonasera, bentrovati per questo appuntamento stasera, venerdì 6 febbraio 2015. Allora, cominciamo, stasera abbiamo tanti ospiti, state con noi, avremo il consigliere comunale capogruppo Alfredo Scozzarella del gruppo Avvenire Caltagirone, avremo il senatore Giuseppe Compagnone, quindi il punto di vista del dottore Angelo Meraviglia. E abbiamo un segmento di apertura con alcuni ospiti che adesso vado. Stasera volevo iniziare la trasmissione con un vocabolario. Anticamente, tanti anni fa c'era lo Zingarelli, perché ero così, volevo un po', però poi mi è sembrato un po' pesante. Volevo cercare di far capire letteralmente che il significato della parola vilipendio, che qualcuno impropriamente l'ha usata probabilmente ritenendo di essere una istituzione. Allora, il vilipendio può essere alla bandiera, al Presidente della Repubblica, a una religione, neanche al Papa, a una religione e ai rappresentanti. Se qualcuno usa impropriamente questo termine, vilipendio, che neanche la strage ultima di questo periodico francese di cui sono stati trucidati tutti i giornalisti e il caporedattore, il direttore di Charles Hebdo, ecco, neanche quelli venivano tacciati di vilipendio. E qua uno che si crede non so che cosa usa questo termine improprio. Io dico che questo, oltre a non essere adatto a ricoprire ruoli pubblici, dovrebbe forse allargare il suo orizzonte letterario o il suo vocabolario, ma prima di usare le parole dovrebbe capirne anche il significato, perché farsi la bocca grossa, vilipendio, offese, insulti, tanto dovrebbe capire, credo che gli mancano le cognizioni anche per capire, ascoltare quello che si dice e comprenderlo, tradurlo. Se poi ci mette pure la ricerca di parole altisonanti, come spesso fa quando si impegna pubblicamente a prendere il verbo, la parola, allora a quel punto diventa complicato, ci si avvita. Allora uno o ha padronanza del linguaggio, del lessico, oppure sa, si vede lontano un miglio quando un oratore cerca vocaboli per rendere più alto il suo tono, il suo livello culturale o di ascolto. Stiamo a terra, dai. Terra, terra. Io sono un geometra, quindi. voglio dire, cioè, ognuno si sforza di fare dignitosamente. Ognuno si sforza di fare dignitosamente la propria parte, ma mai trasbordare. Trasbordando non si è se stessi, ci si snatura e si vede, a lungo andare si vede. Chiusa qua la cosa, dopodiché altre repliche. Qui bugie non abbiamo mai detto, millanterie non abbiamo mai usate. Registriamo, registriamo fatti. Fatti, e i fatti sono le carte. Verba volant, scripta manent. Non so se questo in latino lo capisce, però è così. E le carte di questo comune sanciscono e dicono che siamo con il sedere per terra. Mi hanno detto di usare linguaggi un po' più sobri. Mi sforzo. Così è. Tutte le altre sono fantasticherie, millanterie, far credere cose che non sono. Benvenuta Giovanni Garofalo e Angelo Malannino. Buonasera. Buonasera, grazie di essere qui con noi. Buonasera a lei, a tutta la città e a tutta il convenzione. Benissimo. Io voglio cominciare con Angelo Per stasera. carità, lei può cominciare con Col chi? panettiere. Io noto con piacere che la città, il potere di questa città è in mano ai geometri.
Sì, è il potere, perché non sapevo che tu eri, cioè, anche Gio, eri anche Gio. Quindi sì, il potere della, dei media, no, è un ordine, un potere anche un ordine tecnico, un potere anche io mio. Mi vergogno a chiamarlo Gio, quindi, quindi l'ho non detto ho, così noto bene. Con piacere che questa città è in mano a geometri, ma lui geometri, cioè la politica, non neanche Gio, la politica, l'amministrazione. Chi mi conosce sa che non dico Gio mai Sazzera, no, ma non neanche, perché io immeritatamente ho quel titolo. Ma la televisione, che è il quarto potere, cos'è? No, è niente. Quindi chiaramente non è niente. Quindi i geometri sono il potere, sono al potere di questa città. Ma non so, dai, geometra no, Galliani, per una esempio, battuta, una... è al potere del Milan, diciamo, una battuta, quindi, una battuta. E infatti i risultati si vedono. Va allora, bene, Angelo. Siamo rilassati perché eravamo costernati 15 giorni fa. Ora siamo rilassati. Ora siamo rilassati. Così come avevamo predetto, appunto, questa famosa bocciatura del Ministero degli Interni, della Commissione Ministeriale, è stata trasmessa, così come avevamo anticipato, alla Prefettura di Catania, il quale giorno 4 l'ha trasmessa per PEC, per posta certificata elettronicamente, al comune di Caltagirone. È partito il candidato. In modo inusuale, e non dico altro. Perché inusuale? In modo inusuale perché... È la nuova prassi, mi dicono queste. No, in modo inusuale. Io accenno, questa trasmissione. Accenno solo, sì. Poi gli organi istituzionali ne parleranno eventualmente. Nelle istituzioni, cioè, che è successo? Fammi capire, adesso in modo inusuale, perché il sottosegretario non firma il decreto ministeriale, lo firma il dirigente generale, e come mai il che è il dottore Verde, e forse non lo so, guarda caso il sottosegretario del PD, comunque in modo inusuale, non dico, stendo un velo su questa cosa. Vabbè, io credo che il sottosegretario vuol dire che il sottosegretario forse perché si è chiusa la procedura, no, neanche, perché la procedura si chiude riequilibrando il bilancio, no. E quindi con il decreto del ministero che è firmato dal Presidente della Repubblica. Come, può dal Presidente essere della Repubblica. Che il sottosegretario lo abbia avvocato a sé questa ma cosa? Ma penso, facendo un atto non della normalità. Ma è probabilmente Caltagirone al solito si è distinta anche in questo, anche in questo, perché per due anni, visto che per due anni abbiamo fatto un po' di melina andata e ritorno, ma probabilmente, probabilmente gli organi si sono stancati e dici beh, vabbè, adesso vabbè, gli organi, il ministro si doveva stancare, si stanca, guarda caso il sottosegretario del PD di una cittadina di ma si stanca abitanti. Il sottosegretario del PD, poteva stancarsi l'altro sottosegretario, non va so. Bene che il sottosegretario Bocci è quello che ha la delega relativa all'ente locale, oltre allora è normale anche questo. Ma non ha la delega a firmare i decreti, comunque non ha importanza, ma anzi dà più autorevolezza, io ho fatto notare l'inusualità dell'atto, ma... però questo, convieni con me, non sto prendendo ora questa cosa, non l'avevo neanche vista. Che questo dà più autorevolezza, siccome tutti hanno parlato di numeri, qualche novità la devo portare, certo. Se no che vengo a fare, giusto? Ma dico, questo dà più autorevolezza, diciamo, a questa, diciamo, io posso leggerla anche che da un c'è stato la, da un pronunciamento tecnico della commissione, vede, io posso però leggerlo sottoscritto anche da quello politico, sì, ma posso leggerlo però anche che oltre ad un ragionamento solo ed esclusivamente amministrativo, si è intervenuto l'organo politico. E ti pare niente? No, mi pare troppo. Appunto. Mi pare troppo. Forse nel senso meglio che, tardi che mai. No, nel senso che tu sai, siccome una normativa che deve rimanere nell'alveo prettamente tecnico, si poteva fare a meno di questo, però voglio dire... Può darsi che sulla legittimità può darsi che non voglio assolutamente no, ma voglio dire, Angelo, dobbiamo essere chiari su questo. Sì. C'è stata una melina tra l'ufficio, tra ma la commissione prefettizia, la commissione ministeriale e il comune di Caltagirone. C'è un rimballo avanti, indietro. Lo abbiamo denunciato. Oggi, quando
ricordi, stata un'accelerazione. Quando ricordi, la prima comunicazione è stata del Ministero che comunicava che la Commissione all'unanimità ha bocciato il piano. Certo. A quel punto è sopravvenuto anche l'organo politico, forse, leggiamola così. Può darsi che sia usuale. Quante altre bocciature di bilanci noi abbiamo avuto in città? Dico che l'organo che doveva firmare l'atto doveva essere il dottore Giancarlo Vette. È arrivato con la firma del sottosegretario Bocci. Della città di Caltagirone. Sottosegretario Bocci del PD. No, perché è del PD. Sì. Era del Partito Popolare, Margherita. Ma il ministro mi pare che è il ministro è ancora Alfano, dicono. Dell'NCD. Voglio dire. Siccome non è firmato d'ordine del ministro, ma è firmato per il ministro, se anche l'italiano, la grammatica ha un senso. Io mi volevo portare lo Zingarelli, ma non mi costringe questa sera. Se la grammatica ha un senso, io noto una differenza tra d'ordine del ministro, il sottosegretario Bocci, per il ministro, il sottosegretario Bocci. Vabbè. È un po' diverso, comunque non ha importanza. Cambia poco, diciamo. Devo dire che sono stati magnanimi la Commissione, leggendo io le risultanze e le criticità adotte dalla Commissione per la stabilità finanziaria, ho notato che sono stati magnanimi verso il Comune. Magnanimi vuol dire buoni. Buoni, sto traducendo. Magnanimi. Ma per chi non capisce impropriamente. E ci possono essere anche termini. Ci possono essere anche termini di recupero. Se ci danno la possibilità di riequilibrare il bilancio col 2015, 2016, 2017, probabilmente riusciamo a riequilibrare. Dobbiamo fare Caltagirone capitale. Decreto Caltagirone capitale. Vabbè, ora c'è Mattarella arbitro. Bravo, che siccome hanno fatto già praticamente questo bilancio triennale, siamo salvati nel triennio per il decreto Roma capitale. Correggimi se sbaglio su questo. Per cui potrebbe anche essere che il Presidente della Repubblica possa dire o agevolare un decreto Caltagirone capitale. Facciamo un triennio 2015, 2016, 2017. Ma resta sempre il 2012, 2013, 2014. Chi non è mai superso? Spalmarlo nei prossimi tre anni. Non c'entro. Che possiamo fare? Non possiamo fare niente. Ora, da D'Osturzo la prendiamo. L'ausilio di Giovanni. Voglio dire che la prendiamo. Ci mettiamo in processione, andiamo a Salvatore. La prendiamo con un po' di leggerezza, perché è anche giusto, perché troppi numeri, pesante, troppe cose, diventa una cosa pesante. Ho sentito anche, io stesso ho sempre fatto un appello ai consiglieri comunali. Oggi l'appello, oltre che ai consiglieri comunali, io vorrei che sia la città che prenda veramente coscienza del momento tragico che stiamo attraversando. Del rischio, se mi consenti anche. Del rischio, un momento tragico. Del rischio, certo, perché se il consiglio non si attrezza e non svolge appieno il proprio ruolo, avremo per i prossimi due anni un commissariamento. Guarda che può succedere di tutto. Mi sono permesso di dire, magari scadendo io stesso in questo linguaggio, che mi sembravano 30 soldati d'argilla dell'impero cinese, dei cristiani, quelli che sono con l'imperatore. Che chiaramente mi piace questa, perché non vedo assolutamente un punto di orgoglio, una reazione. E non ne faccio una questione di maggioranza e di opposizione, perché quando i problemi sono legati ad una città non si può ragionare in termini di bandiera o di campanilismo. Sono d'accordo. Siamo tutti messi in quella barca, in quella zattera, e tutti stiamo per affondare. Siamo in diretta televisiva, avevo dimenticato di dirvi, sono le 21:35. Stiamo per affondare. Alle 21:30. Quindi, no, no, sì.
Quindi, niente, volevo analizzare un paio di cosette io, perché è inutile, molti avranno già parlato e continueranno Pulvirenti a parlare di numeri, siccome ha già esposto, credo, avevamo anticipato il modello F, per esempio, certo, tutte queste inconcludenze tra il modello F e il bilancio. Sono cose che tu questi 7.600.000 i 7.600.000 non ci sono, ne avevi fatto una puntata, non ci sono, infatti è strano che non si siano accorti del DL 66 dei 7.600.000 euro che ci hanno ci hanno dato come nuovo mutuo per pagare i debiti di quelli quelle 6.900.000 il 7 milioni e 6 che non ho trovato, onestamente, non se ne sono accorti. Probabilmente non se ne sono accorti. E se li mettessero in bilancio, questi ancora meglio. Sempre per partita di giro li debbono mettere, non è che possono metterli in entrata e non in uscita, debbono pagare i. Siccome è una cifra così che il ministero non ha attenzione, devono pagare con questi, devono pagare già i creditori. Quindi non è che possono, per giunta ai creditori, che diventa poi un'anticipazione pagata, certo, quindi sono sempre debiti, chiaro, per noi, attenzione. E non sono stati contabilizzati. Per correttezza dovrebbero farlo ora nel piano triennale. Sono stati contabilizzati in questo riequilibrio che chiede il bilancio. I due mutui, quello di 10 milioni e Coach e quello di 5 perché milioni sono stati e qualcosa, fatti nel 2014. Nel 2013. Quello del 2014 sono 7 milioni. Perfetto. Non li hanno messi. Invece per correttezza dovrebbero li hanno dimenticati. Può succedere. Ma può darsi che hanno dimenticato i 6 milioni. Può darsi che hanno dimenticato il sottosegretario Bocci, Umbro dell'Umbria, Umbria. E quindi può darsi che, vabbè, non penso che lui si metta a guardare queste sciocchezze. No, queste sciocchezze, no, non assolutamente. Penso, tanto, altre milioni, cose più importanti. 7 milioni e 600 mila sono altre cose più importanti da fare. Certo. Volevo dire che comunque è saltato nell'occhio la delibera fatta sugli impiegati, quello relativo alla razionalizzazione per la spending review, alla razionalizzazione delle ore di lavoro per evitare il rientro a giovedì e fare un rientro solo per economizzare. Cioè, da un lato si economizza, da un altro non si dà un servizio alla gente, perché molta gente, per esempio, il pomeriggio ha bisogno del pomeriggio per andare negli uffici, non può andarci più, ma lasciamo perdere questo. Però io voglio dire, visto che si è riusciti a capire che bisognava razionalizzare la spesa relativa agli impiegati, come mai non gli è venuto a nessuno di attenzionare la circolare 4 del 28 aprile 2014 della funzione pubblica, quella relativa praticamente al prepensionamento per le eccedenze del personale? Avrebbe consentito un risparmio notevole alla nostra amministrazione. Cioè, si mettono su queste quisquiglie e sui numeri, io capisco che non hanno dimestichezza nei numeri, perché ogni giorno ma non c'è il ragione generale che prevede, non lo so, che voglio dire, ma al di là della ragione generale c'è la circolare 4 del 2014 che prevede la possibilità per le eccedenze o il soprannumero del personale di diminuire il personale, e non diminuire e licenziarli, metterli in prepensionamento. Scusa, il nostro comune dissestato non mi risulta che abbia rifatto la pianta organica, quindi la dotazione organica per il comune, la doveva fare con queste caratteristiche, in modo doveva farlo l'indomani del, certo, in modo da dell'11 poter prepensionare 20, 30, non so, 40 impiegati, e dare la possibilità ai precari, che la vedo nera, ma molto nera per loro, almeno di avere la possibilità, un commissario, sa che cosa succede, almeno di avere la possibilità di essere inseriti in organico, perché se arriva un commissario sotto questo profilo veramente degli sprovveduti, sembrano dei dilettanti allo sbaraglio, dalla corrida di Corrado,
proprio, dovremmo andarci tutti con i campanacci, come alla corrida, ti ricordi quando alla corrida c'era? Non mi ricordo, però. Quando uno cantava male, o cioè, tutti i campani, che suonavo, cioè come le pecore, a mandarle come fuori dal proscenio, da questo proscenio istituzionale che ancora tengono. Possiamo far interagire anche il consigliere Garofalo su questa cosa? Certo, no, volevo poi un appuntino anche sulla razionalizzazione, su questa questione della razionalizzazione. Che stiamo parlando della scuola? Sì, hanno creato un macello. No. Un macello hanno creato. Cioè, perché poi io... Cioè, magari le buone intenzioni ci sono, ma le buone intenzioni debbono camminare poi con le gambe, ma prima di camminare con le gambe, la testa deve dare l'input alle gambe per poter camminare. Qui pare che tutto si faccia tanto per farle le cose. Io vedo delle cose stranissime, intanto ho visto che, per esempio, sono tutti sui 1000 i plessi calcolati in 4 4 plessi. In quattro plessi, tutti fatti 1066, 1029, 1020 e 980. Quindi un soprannumero di fatto rispetto alla questione agli standard regionali, che sono 600, 600 e qualcosa, e gli standard nazionali, che sono 900 e qualcosa. Perfetto. Ora io dico, tutto questo macello che è successo tra la Gobbetta, tra la Vittorino da Feltre, Alessio Narbone, i Semini e tutto, ma chi ci vuole a fare un ragionamento più completo e più organico in tutta questa vicenda? Intanto rimettendo in gioco i plessi e facendoli diventare 5, come naturalmente potrebbero essere. Ma al di là di questo, vedo delle cose stranissime. È come, ho fatto l'esempio che mi viene, è come le isole Falkland, che si trovano in Argentina e sono sotto l'egida inglese. Qui ci sono situazioni per cui ci sono plessi scolastici che sono completamente fuori dal territorio geografico, ma appartengono ad una certa... Io non entro nel merito perché è inutile entrare decisamente. Però se si chiama razionalizzazione e dimensionamento della rete scolastica, c'è un motivo, riallacciandomi al tuo vocabolario. Razionalizzazione significa razionalizzare, dimensionamento significa dimensionare. Qui non si è usato né il sistema della razionalizzazione né il sistema del dimensionamento, e non basta una delibera di comodo fatta l'indomani per cambiare la direzione scolastica dalla Vittorino da Feltre alla Gobetti per cercare di salvare capre e cavoli. Non salvi niente, certo. Prendi per i fondelli quelli della Gobetti e quelli della Vittorino da Feltre. Mi fermo qua. Avevo bisogno di questi due piccoli segmenti da far notare alla cittadinanza, perché sulla questione del bilancio sono stanco. Cioè, c'è poco da dire, c'è poco da fare, c'è solo da prendere seriamente coscienza. Il primo da prendere coscienza, secondo me, dovrebbe essere l'amministrazione, che probabilmente io credo sempre alla buona fede di tutti, sino a quando la mala fede non è acclarata. Lunedì non si è acclarata si è acclarata per la questione delle scuole. Ma Buberancio non lo sappiamo. Quindi una cosa brutta che spero che si finisca, facendo il nuovo bilancio riequilibrato, se riescono a farlo. Posso leggere questo messaggio che credo che sia pertinente, sì. Sugli esuberi e cose. Non so se... la circolare 4 non può applicarsi al comune di Caltagirone perché non c'è esubero, sì. E comunque, se anche l'avessero applicata, i precari non avrebbero potuto essere più assunti in presenza di una situazione di esubero. Inoltre,
i posti liberati col prepensionamento sì. non possono essere più utilizzati forse. Certo. Pensi che già non ci saremmo attivati come sindacato, anche come sindacato? Una buona serata e buona prosecuzione di trasmissione. Valeria Laiacona, intanto auguri in bocca al lupo. Allora, io rispondo a Valeria Laiacona. Io rispondo in bocca al lupo. Sì, 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 sì. Io rispondo alla signora della CISL e quindi la ospitiamo così. Alla signora della CISL. Io lo so che la circolare parla di questo, però la questione dell'esubero e del soprannumero viene data, siccome noi siamo un comune in dissesto e tra le prerogative, tra gli articoli che abbiamo noi relativi al dissesto c'è quello relativo alla rimodulazione secondo le esigenze finanziarie dell'ente, la rimodulazione della pianta organica. Io ho detto che bisognava rimodulare la pianta organica. Rimodulando la pianta organica si sarebbe potuto mettere del personale in soprannumero e si sarebbe potuto prepensionare facendo certamente economizzare l'ente. Questo ho detto e questo ripeto. Scusa un secondo, adesso è arrivata la parte mancante dell'SMS sì. che è arrivata in ritardo, per completezza. Valeria Laiacona diceva che perché non c'è esubero. Non l'esubero lo diventa. E comunque se anche l'avessero applicato i precari non avrebbero potuto essere più assunti in presenza di una situazione di esubero. Inoltre i posti liberati col prepensionamento non possono essere più rioccupati certo. per almeno 5 anni. Non debbono. La stessa se ne è occupata certo. personalmente all'INPS per il comune di Mirabella. Ma io non lo sto capendo, cioè stiamo parlando due lingue diverse. Io non metto in dubbio quello che dice la circolare. Io sto dicendo che la circolare la dobbiamo analizzare secondo le nostre esigenze. La circolare dice questo, parla di esuberi e parla di eccedenze. Noi siamo comune dissestato, siccome abbiamo l'esigenza di riformulare la pianta organica secondo le nostre esigenze finanziarie che sono diverse, quindi il nostro comune lo facciamo rientrare con la nuova dotazione, cioè se aguzzavano l'ingegno, permettendo quindi un esubero tra la nuova pianta organica che dovevano predisporre. Chiarissimo. Quindi non è che io il discorso è giusto, ma io parlo per Caltagirone sapendo che l'amministrazione poteva utilizzare questo artificio. Ne hanno utilizzati tanti artifici sul bilancio, non vedo perché non potevano utilizzare questo artificio che ci avrebbe consentito di risparmiare decine di migliaia di euro all'anno. Ribenvenuto al consigliere Garofalo. Angelo, stasera ti sei allargato un po' troppo. No, voglio dire. Ti sei allargato un po'. C'è uno preparato. È preparato. Tu non sei geometra, però. No. Non sei geometra. No. Allora, benvenuto. Ho un buon amico geometra. Un sincero, comune amico geometra. Allora, Giovanni Garofalo, ma questo per quello che può servire, naturalmente, con tutta quest'aria che tira col consiglio comunale, io credo che ormai queste cose, però formalmente ieri mattina sono state ridefinite le commissioni consiliari e una di queste, la terza, la presidenza è stata affidata a Giovanni Garofalo. Congratulazioni intanto per questa. Grazie. Anche se Giovanni, mi dispiace, ma dura 40 giorni, è una questione di giorni. Guarda che io può durare pure un giorno. No, voglio dire, non l'ho enfatizzata questa cosa, perché capisco che c'è un problema prioritario, cioè a dire, stiamo parlando di cose collaterali, c'è un effetto devastante che questa cosa, gli altri sono. Però congratulazioni, certamente. Grazie. Significa che hai avuto l'apprezzamento e la stima dei componenti del Consiglio Comunale. Io devo dire, sono state date 5 voti
non so la provenienza, e dico, purtroppo dico, la gente ha creduto per quello che ho fatto sempre, sei stato nella premiato. Terza commissione, perché io ho lavorato, tu eri già nella terza commissione? Sempre, ah. 12 anni sempre nella terza commissione, e dico, ho lavorato con onestà, correttezza, legalità, e quando c'è stato qualcosa io ho denunziato sempre, e dico, e c'è, e bisogna lavorare con onestà e coerenza e legalità, perché la prima cosa è questa: uno che gestisce cose comune e che la gente veramente ci manda per avere la rappresentanza nei comuni, e dovrebbero essere tutte così come quello che sta succedendo a Agrigento, che la gente sotto, dico, il comune di Agrigento, e sono per i consiglieri che hanno fatto, non lo so, eccesso di... Non è la cosa un po' più complessa, dico, ma è più non complessa. È solo... Okay. Non è solo per il PRG. Sì, ma io ti sto dicendo che la gente è già subito pronta. Certo. E a Caltagirone pure, Giovanni. Caltagirone, Pino, è una città, non dobbiamo dimenticare quello che abbiamo fatto noi quando abbiamo difeso la sanità all'ospedale di Caltagirone. E ci dicevano la gente, ma perché non chiudono l'ospedale? Ora dico, ma all'ospedale non c'è niente. Ma tu che cosa hai fatto? Ma tu che cosa hai fatto? Dicevi... che lo chiudo, dico, l'ospedale, e ora non c'è niente, perché si stanno portando tutto, non c'è, fra poco rimarrà un pronto soccorso, carissimo Pino. Dobbiamo dire grazie anche ai nostri rappresentanti che abbiamo in questo territorio, dico, che nessuno si sta impegnando veramente per fare arrivare un primario in urologia, per salvare veramente, dare l'autonomia di nuovo all'ospedale di Caltagirone. Tutte che gridavano e tutte che volevano salvare l'ospedale di Caltagirone. Carissimo Pino, come finiscono le elezioni? Si dimenticano della città di Caltagirone. Tutti. Tutti. La colpa è anche mia, Pino. La colpa è anche mia. Perché queste persone, quando vengono a Caltagirone e cercano i voti, le dovremmo cacciare a pedate. In questo sedere. Senso è nostra. Oh, diciamo, è nostra tutta. Perché, carissimi concittadini, non viene nessuno a dire salviamo Caltagirone, ci hanno tolto la scuola agraria, ci hanno tolto la scuola d'arte, ci hanno chiuso tantissimi servizi, ci hanno tolto l'Enel, ci hanno tolto tutto, la scuola di infermiere professionale che Caltagirone veramente occupava 500 ragazzi. Certo. Carissimi signori, queste cose Giovanni Garofalo l'ha detto cinque anni scorsi, fino alla nausea. Non è che Giovanni Garofalo se è stato eletto consigliere comunale e si è andato a bisticciare per andare a prendere la torta, come ce n'è tante che cercano tutta la torta, tortine, carissimo Pino, cioccolatine, non voglio dire altro, Pino. E allora il consigliere Garofalo ha dato la candidatura e ci hanno arrivato 5 voti e l'hanno eletto presidente della terza commissione. Carissimo Pino, c'erano tantissime persone che, dico, mi ammiravano per quello che io facevo nella commissione e mi hanno riconfermato e mi hanno eletto presidente. E questa è una bella gratificazione. Dico, io ringrazio a tutti i componenti, chi mi ha votato e chi non mi ha votato. A lungo cosa, ci vedremo tutti. Ma in politica, sai, mai dire mai. Mai in politica ci si rincontra sempre. 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 O no, io Angelo? Sono stato sempre di centrodestra e rimarrò sempre di centrodestra, non venderò mai la mia dignità, perché se c'è di lavorare, c'è stato il centrosinistra, io ho lottato, e quando c'erano provvedimenti importanti per la città l'ho votato, quando c'era da criticare l'ho criticato sempre. Nessuno può dire, dico, il contrario. Queste cose qua lo devo dire, che nessuno mi può dire, tu hai avuto un cioccolatino, certo. Ma ci sono consiglieri comunali che hanno avuto gli incarichi di deputati, hanno avuto soldini che 1500 euro, l'incarico dal Senato, l'incarico di qua, l'incarico di là, hanno preso posti eccellentissimi, che hanno avuto 4-5 incarichi, che ha preso 5-6 mila euro al mese, si hanno incassato come i vitelli che ne mettono veramente all'incasso, e al momento giusto hanno abbandonato, dico, al suo capo.
Oh. Allora, carissimo Pino, queste cose uno bisogna dirle e non bisogna mai vergognarsi. Giovanni Garoffo cammina sempre con la fronte alta a Caltagirone e contrasta quelle che fanno veramente i spett. Una volta mi disse una persona a Caltagirone: ci sono troppo spett. Dice, oh. E allora bisogna combattere gli spett. Gli spett significa che loro sono fare i furbi. Allora Giovanni Garoffo non le combatte a queste che fanno i furbi, perché ci vuole dignità, onestà e trasparenza e legalità. Perché se non ci sono queste cose, è la persona che veramente la città dovrebbe accorgersi che ci sono affari, perché non ci interessa quello che succede nella città di Caltagirone. In questo momento l'ho detto 200.000 volte, cioè abbiamo una città che non impercorribile, una città sporca, una città piena di erbaggi. C'è contrasto di tutte le parti, ma nessun politico che si sta mettendo a disposizione di questa città. Vengono solo esclusivamente che dico, carissimo Pino, mi sa fare una passeggiata alla città di Caltagirone, come hanno scappato il suo voto, se ne vanno e se l'hanno dimenticato. Carissimo Pino, destra, sinistra, centro, tutti, io le metto tutte allo stesso livello. Non c'è un deputato che fa arrivare un finanziamento nella città di Caltagirone. Pino, non c'è un deputato che fa arrivare un finanziamento nella città di Caltagirone. Vabbè, qualcuno dovrà cercare. Il signor Crocetta, non ti deve dimenticare, c'erano i due progetti. Quelle delle piazze, se ti ricorda. E della villa. E della villa. La prima cosa, Crocetta, che ha fatto, ci ha tolto i finanziamenti. Lo sappiamo questo. Lo sai. Ecco. Qual è questi deputati? Lo sai l'unica cosa che c'hanno i deputati? Di sistemare quei cooperative. Io stamattina sono andato a un posto e vedo extracomunitari in una campagna. Dice, che ce le porta queste qua? Dice, e poi fanno politica. Carissimi, no, non mi fate parlare, perché io potrei stare in questa emittente da ora fino a domani sera e dire tutte quelle che sta girando attorno alla città di Caltagirone. Mi mantengo nel mio e mi faccio gli affari miei. Giovanni, la città merita. Parliamo di questo documento che è arrivato, il Consiglio Comunale, perché così come abbiamo detto con Angelo, abbiamo detto ieri sera, ma credo che diremo anche nelle prossime sere, perché questo, scusami Giovanni, questo è l'argomento principale, cioè tutte le altre cose. Tu mi fai parlare. Un secondo. Questo è l'argomento principale, per cui tutte le altre cose, le strade, le buche, i disservizi, ormai ci sono. L'abbiamo stancato, Giovanni. L'abbiamo stancato. Giusto o no, Giovanni? Un cimitero distrutto. Ma voglio dire, non è questo l'argomento. L'argomento è che tra 40 giorni, il Consiglio Comunale sta correndo il rischio di essere mandato a casa. Ho chiesto carrozza. Che vuol dire? Nel senso. Carissimo Pino, io mi arrabbio quanto ci sono dei farisei in Consiglio Comunale. Ma farisei ce n'è. Siamo abituati tra il Nazareno e i farisei. Perché a poco vengono, carissimo Pino, anche in questa emittente dicono: io non c'era, io ero impegnato a lavoro, io ero impegnato di qua, io ero impegnato di là. Carissimo Pino, quando uno si prende, Giovanni, devi guardare una qua, però quando uno, girati la sedia un po', quando si prende una responsabilità, no, ti devi girare la sedia, quando si prende una responsabilità, carissimo Pino, e la gente ci dà una responsabilità, che vanno a cercare i voti, o si assume la responsabilità o non si presenta. Certo. Perché il Consiglio Comunale, carissimi concittadini, viene preso così come un passatempo. Ci sono consiglieri comunali che l'hanno preso come passatempo per farsi chiamare consiglieri comunali. Perché se uno va al Consiglio Comunale, ci sono consiglieri comunali che vengono una volta e poi tre volte non vengo. Vengo una volta e due volte non vengo. Carissimi concittadini, fare il consigliere comunale deve girare, deve andare a vedere che cosa succede, i documenti che arrivano, i provvedimenti che arrivano in consiglio comunale, bisogna combatterli in consiglio comunale. Carissimo Pino, tu sei convinto. Io ho votato la sfiducia a Bonanno. Sì, ma lo sto dicendo questo. E c'erano consiglieri comunali, al momento sono uscite,
e sono ora all'opposizione, scusa, e sono all'opposizione, perché ci conviene che abbiamo passato all'opposizione, carissimo Pino, perché? Perché non ci hanno dato il cioccolatino che ci dovevano dare, e te lo dico sinceramente. Io ora, fino alla prossima prova vedremo, io ora, se non ci sono 19 firme tutte elencate. E Giovanni, ma se questo ragionamento che fai tu, che ci siano 19 firme, sì, poi lo fanno tutti, vuol dire che no, nessuno metterà la firma. No, Pino. Il problema è, scusami un secondo, siccome questa cosa la sto sentendo più volte, mi sta sembrando il cerino a chi resta in mano. No, io questa volta lo voglio fare, dire, perché sì, voglio essere... Sta copiando Musumeci alla regione siciliana. Sì, ma voglio dire, Giovanni, scusami, il problema è un patto d'onore. La mozione viene presentata, depositata all'ufficio protocollo del Comune di Caltagirone se ci sono 20 firme. Bravo. Se non ci sono 20 firme non si presenta. Bravo. Questo è il concetto. E quando mi chiama a me, no, a firmare, no, io voglio vedere tutti i film. Dico, no, allora, sto dicendo un'altra cosa, Giovanni. Perché io ho votato sempre... Giovanni, sto dicendo un'altra cosa. Bravo. Si dice... La mozione di sfiducia va depositata all'ufficio protocollo solo e esclusivamente se ci sono in calce 20 firme. No, 20 firme. Sì. Quindi che tu firmi il numero 1, il numero 2, il numero 20, poco cambia. Sì. Perché se non sono almeno 20 firme, non può essere depositata. Bravo. Così si tutelano tutti. Certo. Chiaro? Ti è piaciuta questa? E questo ti sto dicendo. Secondo io, me è riduttivo. Secondo me è riduttivo, perché ritornando alla questione dei condottieri d'argilla, dovrebbero essere tutti e 30, tutti e 30, compresi gli assessori, perché questa sciagurata legge, voglio fare un inciso, questa sciagurata legge per cui si è esecutivo di mattina. Scusa, quando abbiamo presentato la mozione di fiducia a Pignataro, se ti ricorda, siamo rimasti 8. Non lo so, quella è acqua passata. No, quindi Giovanni, lascia stare. Volevo finire il concetto. Sono d'accordo su te che bisogna essere 20 prima di depositare, non di mettere la firma. Il patto deve essere che si deposita se ci sono almeno i numeri giusti per presentarla, che poi uno firma il 20° o il 19° o il primo, non cambia niente. Sì, lo so. Però non si dà adito o iter a tutta la procedura se non ci sono 20 firme. A differenza dell'altra volta che erano quanto? 17. Non si cambia. No, 17, non sai perché? Perché all'ultimo non scino, perché eravamo vinte. Vabbè, all'ultimo si arriverà. Sì, ma chi firmò la mozione depositata per la discussione erano 17. 17. Non erano 20. Sì. E tu eri tra questi. E tu eri tra i 17. Tu eri tra i 17. Basta. Era il terzo. Vabbè, non ha importanza, eri tra i 17. Quindi sulla tua mi è arrivato un messaggio intellettuale. Posso... Nessuno può parlare. Mi preme far presente agli ospiti che l'atto dato con la firma del sottosegretario non è più un atto istruttorio con il quale si interloquì col Comune di Caltagirone, ma è un atto dispositivo che viene firmato legittimamente dal Presidente della Commissione che si occupa del dissesto, firmato Bocci. Auguro al consigliere Garofalo una buona serata ed auguri per il nuovo incarico che ricoprirà con la grande esperienza che lo ha contraddistinto. Grazie. Quindi, il sottosegretario, questo quindi, signore è il presidente che ha firmato. Questo signore dice che è il presidente che ha firmato, della commissione. Della commissione. Ma tu stesso hai detto che è il presidente della... che si occupa degli enti locali. No, forse non ci siamo capiti. Comunque, Bocci, ti assicuro che è firmato Bocci. Bocci non è il presidente della commissione finanze. Quindi, questo è certo. Quindi non può essere. Perché la commissione finanze fa parte dei dirigenti. È firmato Bocci. Fa parte di dirigenti del ministero. Va bene? Quindi non c'entra. Bocci è il sottosegretario che ha la delega anche,
ce l'ha anche dei vigili del fuoco, per esempio, ma c'ha anche la delega degli enti locali. No, se mi... Ma se Bocci mi ha scritto, io sto rispondendo a Bocci che non sa neanche quello che dice Bocci. Si vede che lui stesso non si rende conto, Bocci. Non è così. Facciamo un capetto di Bocci. Perché se no andiamo a leggere eventualmente. Vabbè, se no andiamo a leggere eventualmente. Scusami, stasera stiamo usando termini. Ma voglio dire, troppo se, scusa, se mi si dice, tutta questa se mi si dice Maria, ma no, Maria, ma è un Angelo, dobbiamo scusa, rispondere alle tutta questa querella, in modo completo, chiarissimo, in modo, non è tutta chiarissimo, questa querella non è chiarissimo, inficia il documento in essere, scusa, no, basta, no. Tutta però questa querella dobbiamo chiarire. Ora, che la questione da amministrativa passa a politica. Cioè queste sottigliezze. Il vocabolario non è soltanto lo zingarello italiano, ma c'è anche il vocabolario francese. Sottigliezze. Allora. Comunque lasciamo perdere che è meglio. Lasciamo perdere. Io direi di leggere, di dare una lettura al decreto di nomina dei due sottosegretari. Mi suggerisce ancora il signor Bocci. Andate sul sito del Ministero e vedete che la commissione, formata oltre che da tecnici dal Ministero, da rappresentanti dell'ANCI, è presieduta dall'onorevole Bocci. Mi dispiace che il suo opinionista, che io apprezzo, sia sempre un po' presuntuoso. Ah, può darsi, sì. Qua, così. Vai sul sito del Ministero. Può darsi, sì. Vabbè, il problema non è questo. Il problema è che, visto che ora dobbiamo andare io non volevo evitare di fare polemiche sterili, ma visto che si continua su questa cosa, io dico e sostengo... Ma ha detto che apprezza l'opinionista. No, il fatto che apprezza, ma dice che sono presuntuoso, apprezza la mia presunzione o apprezza quello che dico? No, vabbè, la tua determinazione, perché probabilmente... La determinazione è una cosa, presunzione... Vabbè, e io la traduco io determinazione, vabbè, la tua determinazione. Fermo restando ci sono i presuntuosi con cognizione di causa e i presuntuosi ignoranti. Scusa, ma io... Quindi da dove capi? Se mi apprezza, probabilmente sarò con cognizione di causa. Stiamo usando un linguaggio molto... Ma no, molto forbito. Io vorrei interrompere. Allora, vorrei dire, ribadisco il concetto. È chiarito. Questa querella, caro Angelo, inficia il documento che è stato notificato al Comune giorno 4. Non è una questione di inficiare il documento. Io vorrei far capire, Angelo, che da amministrativo, visto che si firma per il ministro, il sottosegretario Bocci del PD, da amministrativo questo documento di fatto diventa politico, va bene? Questo è quello che io capisco, probabilmente. Ma questo tu, perché sei, lo capisco, sei nella mia presunzione, sei un plebeo, lo capisco nella mia presunzione, un plebeo come me, ma è così. Se poi comunque l'interlocutore Bocci va a leggere il decreto del 10 giugno 2014 relativo alla delega di attribuzioni del Ministro dell'Interno per gli atti di competenza ai sottosegretari di Stato, onorevole Giampiero Bocci e dottor Domenico Manzione, si accorgerà che non può firmare, che il dottor Bocci non può firmare il decreto. Va bene, io. O può firmare decreti, ma non questo tipo di decreti. Questa unica discussione. No, voglio dire. Mi interessa che noi ribadiamo un concetto. Che al di là di questa diatriba, di questa querela, ma era una, il documento resta quello, non viene inviato. Io non resta capisco. Quello, sì. O è una via, una via d'uscita per l'amministrazione. No, ma voglio dire. No, basta. Ma voglio dire, io ho solo detto che era inusuale. C'è bisogno di fare tutta questa polemica dopo sull'inusualità. Cioè il sottosegretario Bocci si è risentito. Mi fa piacere, ma comunque. Basta comunque. Dì al tuo illustre ospite che la Commissione per la Stabilità e Finanza presso gli enti locali è presieduta di diritto dal sottosegretario con delega agli enti locali. Costui si chiama Bocci. Sì, e mi faccia sapere quanti decreti ha firmato. Questo non vuol dire. Va bene, d'accordo. Questo non vuol dire, Angelo. Va bene, d'accordo. Però qui è un altro telespettatore. No, ma
il decreto è il collega, il problema scusa, è il collega di Bocci che devi dire al dottore Bocci no, ma questo che se il decreto lo firmava il presidente della commissione sarebbe già arrivato quando la commissione ci disse che all'unanimità aveva bocciato il riequilibrio di bilancio. Invece cosa fa la commissione? Prende l'atto e lo manda alla direzione centrale per predisporre il decreto. Quindi l'eventuale commissione presieduta da Bocci, fatta all'unanimità, bocciata all'unanimità il riequilibrio di bilancio, lo manda all'ufficio di direzione centrale delle finanze, dopodiché arriva il decreto. Sì. Cioè non so, se no il decreto lo faceva la commissione, visto che Bocci poteva farlo allora, Angelo, perché non l'ha fatto subito? Angelo, questo è un altro SMS che amico, è il collega di Bocci. Collega, il quale scrive: dia al suo illustre ospite che la commissione per la stabilità e finanza presso gli enti locali è presieduta di diritto dal sottosegretario con delega agli enti non ci locali. Sia, l'hanno caputo. Costui si chiama Bocci. Questo invece si chiama, è l'altro sottosegretario, non so come si chiama, Manzio. Non riesco a capirlo bene. Sì. Manzio, vabbè. Allora, voglio dire, chiudiamo questo, perché tanto non aggiunge, non ci toglie niente. Acqua fresca. Esatto. No, acqua fresca, Giovanni, sono cose sostanziali. Quello che ha fatto rilevare Angelo Malannino è una cosa molto sottile. È una cosa molto sottile che probabilmente sta puntualizzando. Probabilmente atti come questi in altre occasioni non li ha firmati, non sono state attenzionate dal ministro o dal sottosegretario. Questo volevi dire, giusto? Il fatto che è stato firmato dall'organo politico vuol dire che c'è, non lo sappiamo, non cosa lo c'è. Punto. Questo ci vuole un altro vocabolario, non soltanto quello francese o quello italiano, lo Zingaretti, ma ci vorrebbe qua quello interpretativo siciliano. Chiuso qua il discorso. Fermo restando che se è vero come è vero, dobbiamo chiudere, chi presiede la commissione finanze è il sottosegretario, non capisco perché quando è arrivato quel fax relativo alla decisione all'unanimità presa dalla commissione presieduta, così si dice, dal sottosegretario Bocci, in quell'occasione il sottosegretario Bocci non ha fatto il decreto e l'ha mandato. Possiamo dirlo in termini vuol dire che non aveva competenze in quanto presidente di commissione. Ora, al di là di ogni scherzo, siccome tra le righe in questi mesi si è sempre ammantato da parte di chi amministra, di chi predispone questi atti, che la politica fa qualcosa, certo, la politica provvederà, ha fatto tanto, i nostri ci potranno aiutare di qua, di là. Traduci in modo comprensibile, Angelo, con questa firma e con questa che riveste ha c'è chi vince e c'è chi perde, c'è una presa di posizione anche della politica, c'è chi vince e c'è chi perde, non si possono sovvertire i numeri, non si possono cambiare i numeri. Certo. E non c'è niente da sperare, non c'è più gioco. Non c'è più gioco. Se prima vi è stata data la possibilità e le opportunità, una volta, due volte, tre volte, ve l'abbiamo rimandato indietro, vi abbiamo istradato, vi abbiamo aiutato, oggi non c'è più niente da fare. Non c'è più gioco, sì, giusto o no? Sì, no, ma su questo. Questo per tranquillità anche dei consiglieri comunali che ancora in queste ore sono abbindolati o si lasciano abbindolare. Nel senso che qualcuno continua ancora a dire: ma vedrete, si sistemerà, faremo, diremo. Questo non è, si sistema niente. Questo è il timbro. Cioè si sistema. C'è la Cassazione che si ha detto: sistema. Non se c'è si più. Riequilibra 2015, falsando 16, i numeri. No, se si riequilibra in tre anni, ricominciando 2016-2017, in modo da arrivare ai sei mesi del 2018, quando poi finisce la legislatura. Ma questo ci vuole un decreto ministeriale, certo, del certo. Consiglio dei che Ministri. Non farà sicuramente Bocci perché che non è del può PD. Fare. Lo fa il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Potrebbe farlo. Come ha fatto il Salva Roma, certo. Capitale, salva può fare il Salva Caltagirone e Capitale. Certo. Non c'è dubbio, ma anche senza Capitale, Salva Caltagirone, punto.
Ma ci ridiamo, ci scherziamo, ma è così. Giovanni, è arrivato un altro messaggio per te e ci avviamo alla conclusione. Con l'elezione a presidente della terza commissione, con i voti dei sostenitori del sindaco, vero è? Sì. È entrato nella maggioranza? No. Quindi non voterebbe una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco? Io ci sono cinque punti interrogativi. Sì, Giovanni Garofalo è stato chiarissimo. Io rispondo a questo. No, 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 posso aggiungere su questa cosa una... Tu sei difensore d'ufficio? No, no, non sono difensore d'ufficio. No, no, tu sai che io non sono difensore... Ma fai finire a Giovanni. Di nessuno. No, no. E dopo sì, poi. Io rispondo a questo cittadino. Che Giovanni Garofalo non è entrato mai nella maggioranza e non ha cercato Giovanni, mai qua, guarda, qualche piatto di fagioli. No, ma no, no, non no, era no. Insinuante, attenzione. Scusa, Giovanni, non era insinuante. Perché ha detto, dice, che entra nella maggioranza del sindaco. Con punto allora, interrogativo. Io sono per la città, a me non mi interessa perché è diventato presidente della terza commissione, vedete che non ci sono, che so dire, soldini di prendere, là c'è da lavorare per la città. E ha ragione, Cascino dice, ma 40 giorni viene andato a casa, ma per me anche domani mattina ce ne possiamo andare a casa. Allora, in un altro momento sarebbe stata una notizia importante, voglio dire, va, presidente della commissione per i prossimi 2 anni e mezzo. Allora, ma qui in effetti è capitato all'indomani dell'arrivo allora, di questa io cosa. Io dico a questo cittadino che Giovanni Garofalo è sempre nel gruppo misto e rimarrà nel gruppo misto. Va bene. Perché Giovanni Garofalo non si fa comprare da nessuno. Chiarissimo. Angelo, volevi dire? Ci avviamo alla conclusione. No, no, su questo volevo dire, per essere chiari, io non capisco cosa muove a volte... i reconditi pensieri anche dei consiglieri, sempre parola difficile stasera. Anche dei consiglieri comunali. Giovanni, reconditi, cioè Giovanni, Giovanni al di là del fatto al di là della naturale predisposizione di questo linguaggio colorito a volte. Vabbè, ma non no, 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 Giovanni da 12 anni, da quando è consigliere comunale, è stato sempre in commissione urbanistica, lavori pubblici, sempre in quella commissione sei stato. Quindi era, mi era normale, diciamo, quindi per l'esperienza era il naturale, era il naturale candidato che doveva essere eletto all'unanimità. All'unanimità, perché le commissioni non sono, i presidenti di commissione garantiscono il lavoro consigliare. Garantiscono il lavoro consigliare, non sono parte di una parte. Vengono eletti chiaramente da una parte, certo. Ma in questo caso e in queste condizioni per l'esperienza e in queste condizioni forse era il consigliere più anziano probabilmente. E in queste condizioni attuali la normalità era che Giovanni Garofalo venisse eletto con 9 voti più un astenuto. Va bene, questo era la normalità. Va bene. Purtroppo io non so quali strategie passano a volte nelle menti di determinati consiglieri o di determinati gruppi consigliari. Per cortesia. Se ne valesse la pena dovremmo aprirlo. Ma anche per quello che ha fatto in quella commissione. Vabbè, indubbiamente, 12 per anni i lavori di presenza, sul piano regolato. Come conosce... Come conosce lui la commissione, la materia, probabilmente gli altri. Ma ripeto, era poi il consigliere comunale più anziano della commissione. E sarebbe stato il giusto riconoscimento chi di un lavoro. La commissione che c'era? Vabbè, ma stiamo parlando di niente. Non... Va bene, abbiamo avuto ospite Bocci, abbiamo avuto ospite Maenza, come si chiama l'altro? Manzione. Abbiamo avuto... tanti interlocutori in questo primo segmento della nostra trasmissione. Chi lo doveva dire? Passiamo alla RAI. Abbiamo trattato i vocabolari dello Zingarelli, di italiano in francese, francese italiano, di quello siciliano italiano. Voglio dire, stasera ce n'è stato per tutto e per tutti. Abbiamo trattato anche di politiche del lavoro con la sindacalista Valeria Leiacona. Gli facciamo gli auguri perché è in gestazione, quindi facciamo gli auguri più carini, simpatici, più belli, un abbraccio fortissimo, che possa ritornare a svolgere il suo ruolo pubblico come sindacalista a difesa delle istanze della categoria di cui lei si occupa, che sono quelli degli enti locali. Va bene, chiudiamo qua. Buonasera. Ci vediamo alla prossima. Grazie al consigliere Giovanni Garofalo, congratulazioni ancora per questo ruolo. Mi raccomando Giovanni, fai opere di persuasione presso i tuoi colleghi.
se non è stata abbastanza esaustiva stasera questa trasmissione. Vabbè, ognuno faccia il suo. Allora, Pino, io te lo ripeto, perché ognuno di noi si deve assumere anche la responsabilità. Sì, ma qua ci siamo, ormai siamo arrivati. No, bisogna assumersi le responsabilità. Certo. Non possono venire a cercare scuse qua, io non c'era. Ma infatti, vabbè, Giovanni, siamo là. Ma lasciamo stare questo. Cioè, quello che deve essere chiaro è che se il Consiglio Comunale non mette in condizione la città di andare a elezione a maggio prossimo, significa che arriverà il commissario... per 2 anni e mezzo il commissario, e non ci saranno sindacati che faranno trattazione, ore lavorative, straordinari, tutto tagliato, rientri pomeridiani, tutto tagliato. No, pagheranno l'assicurista, pagheranno tutti. Quindi questo Consiglio Comunale oggi ha questa responsabilità, che credo che sia. Grazie a Giovanni, buona ci vediamo la prossima settimana. Buonasera. Grazie a Angelo Malannino, grazie anche della tua... erudita esposizione stasera, vocaboli su vocaboli, Angelo. E quindi ci vediamo la prossima settimana. Grazie, buon proseguimento, buona serata. Pausa pubblicitaria, ci vediamo subito dopo, state con noi.